Eccoci live in una nuova puntata, chiamiamola così, in questa rubrica Passione Motori. Come sapete, in questa rubrica ospito delle persone che ho conosciuto in questi anni nel settore delle auto, del motorsport e comunque in generale tutti appassionati di motori e di auto. Oggi, come avete potuto vedere dal post, abbiamo un personaggio abbastanza conosciuto nell'ambiente, è il titolare della Vercar, che ci racconterà un po' la storia, com'è nata, come si è evoluta negli anni e com'è oggi. Ho il piacere di presentarvi Gianfranco. Ciao Gianfranco! Ciao, ciao Emanuele, ciao. Ciao a tutti voi e a tutti coloro che ci stanno sentendo e vedendo. Allora, come stai passando queste, chiamiamole, ferie forzate? Oddio, i primi giorni, 20 giorni fa, i primi giorni insomma era anche una novità dire fermiamo un attimo, stacchiamo dal lavoro e rimaniamo un attimo a casa, quindi i primi giorni erano anche belli, felici e contenti. Chiaro che dopo abituati a lavorare, a produrre, insomma, essere in mezzo all'insieme di un meccanismo e rimanere a casa, e lì onestamente non andava bene. Quindi adesso, in questa settimana, siamo riusciti a ripartire a metà regime, ma comunque dai, è una bella soddisfazione già ripartire. È chiaro che il momento generale non è bello, insomma, perché abbiamo visto cosa è successo qua in Italia, in Europa, nel mondo, e non sono cose piacevoli per quanto Assolutamente riguarda no, soprattutto la salute. assolutamente no. Infatti, bisogna un attimo anche prendere quello che ci viene dato e sapere anche un po' reagire in qualche maniera, quello sicuramente. Ma parliamo di qualcosa un po' più leggero e che ci faccia un po' anche dimenticare per un attimino questo periodo. Vercar, raccontaci un po' cos'è, chi è, quando è nata, un po' la tua storia sostanzialmente. Vercar intanto nasce 32 anni fa, quindi il 1 marzo del 1988, assieme a un socio e due dipendenti, abbiamo fondato, insomma, abbiamo iniziato questa avventura con la Vercar. Fra l'altro, devo dire che un dipendente di quel tempo, insomma, quindi è ancora presente nell'organico. Quindi 88-2020 sono 32 anni di vita. Chiaramente con varie evoluzioni, cioè dai quattro due soci e due dipendenti a un unico titolare e 15 dipendenti, cioè ci siamo sviluppati. Nasce dalla passione collegata sempre all'automotive, insomma, quello che è il mondo dell'auto. E io fin da piccolo, cioè da piccolo, i 15 anni, 16 anni, lavoravo in una carrozzeria. A 12-13 anni sapevo già guidare una macchina, insomma, perché la passione delle auto mi ha sempre un po' coinvolto. A 28 anni ho deciso di mettermi proprio e abbiamo iniziato questa attività. Vercar vuol dire verniciatura, ver car, carenature. Tu dirai carenature cosa c'entrano? Ebbene sì, Esatto. in quel periodo c'era un'azienda che è famosa in Italia, un certo Ivano Beggio, che ha fondato l'Aprilia, e fatalità, così ci siamo conosciuti e ci ha chiesto di iniziare a verniciare le prime carenature delle moto, quelle non ufficiali da corsa, ma quelle stradali, quindi i primi cinquantini che venivano fuori quel coprifaro con le carenature laterali, con il codino. E da lì è nata l'idea di mettere il nome Vercar. Naturalmente nel mondo, in quel periodo, si andava a verniciare tutto quello che era la plastica, cioè quello che era il mondo collegato al mondo dell'auto con la plastica. Faccio un esempio: la Ritmo usciva con i gommoni e i paraurti
anteriori e posteriori di gomma. E la mia prima macchina è stata una Ritmo, la quale l'ho verniciata in tinta, la carenatura, cioè il gommone davanti, l'ho fatto dello stesso colore della macchina, per dire, avevo già in mente queste elaborazioni, queste cose. Naturalmente si andava a lavorare i copricerchi delle auto, perché uscivano macchine di media, a quell'epoca uscivano i copricerchi in ferro, quindi sì, le macchine di alta gamma avevano già i cerchi in lega, però chiaramente la maggior parte aveva i cerchi in ferro e venivano coperti con queste coperchi, insomma, con queste, e noi andavamo a verniciarle a conto terzi per varie aziende. La scintilla, insomma, che ha iniziato così, che ci ha fatto capire di produrre, di aumentare, quindi aumentare anche il fatturato, aumentare i dipendenti, è stato quando ho conosciuto un'altra persona molto, molto importante, la Z dello Z. OZ sta per Oseladore e Zen. Quindi ho conosciuto il Nico Zen, il quale ci ha proposto di collaborare con loro sempre per la verniciatura dei coperchi delle loro ruote. Quindi prima coperchi in plastica, quindi ci ha conosciuto perché dicevamo la plastica, e poi hanno fatto l'evoluzione di passare il coperchio, sono aumentati un po' di gamma, il coperchio non più in plastica ma in alluminio. Quindi loro facevano il cerchio in lega in alluminio, noi facevamo il coperchio. E lì, chiaramente, per verniciare l'alluminio, che sia un coperchio di alluminio, che sia una ruota di alluminio, devono essere dei determinati impianti, determinati procedimenti. Tramite, chiaramente, loro, lavorando per loro, abbiamo dovuto costruire, impegnare, attivare, insomma, una linea di lavoro con vari impianti, dotandoci di varie strutture per poter lavorare, tra virgolette, l'alluminio. Cioè, quindi dalla fosfocromatazione, i bagni chimici, impianto di verniciatura a polvere, forni ad alta temperatura, tutte queste cose qua. Quindi da lì diciamo che abbiamo acquisito l'esperienza della, chiamalo così, verniciatura dell'alluminio e magnesio, perché dopo in quel periodo le competizioni, macchine della competizione, avevano i cerchi in magnesio per la leggerezza e per la robustezza. Quindi abbiamo, insomma, tramite lo Z fatto questa esperienza. Qua devo ringraziare giustamente l'ex proprietario, perché lo Z ha 45 anni di vita, però chiaramente nel corso della sua evoluzione sono cambiate anche le proprietà, però certo. Il Nico Zen, insomma, è rimasto una persona a cui tengo ed è tuttora un ottimo amico mio. Siamo arrivati agli anni 2000 circa, e facendo in questa maniera, però chiaramente la voglia di espandersi e di creare qualcosa di nuovo c'è sempre stata. E ho detto, ma perché dal semplice coperchio non riusciamo a verniciare anche il cerchio in lega? E lì, sempre a contatto con aziende che producevano cerchi, si è iniziata la collaborazione, quindi la verniciatura del classico cerchio in lega. Tieni presente che in quel periodo, stiamo parlando degli anni 95-2000, i cerchi erano 15 pollici, 16 pollici, 17 pollici. Poi vedremo nel corso degli anni come sono cambiati. Quindi le dimensioni dei pezzi da lavorare era abbastanza contenuta. La svolta decisiva, cioè quella che io ritengo che in quel momento ho fatto, è stato che nel 2003 ho liquidato il mio ex socio e ho cambiato la strategia dell'azienda. Da lì abbiamo sì continuato a lavorare nel mondo dell'automotive nuovo, però la passione delle auto che avevo sempre avuta, e quindi andando a vedere rally, corse, Formula 1, il pilota di turno mi chiedeva: ma visto che tu fai la verniciatura del cerchio in lega, non puoi farmi il mio cerchio del colore bianco, del colore rosso, del colore nero, e queste cose così. E da lì si è iniziato. Quindi 2004, 2003, 2004, anche perché in quegli anni sono entrati in azienda i miei figli, quindi il mio figlio più, chiamiamolo così, più vecchio, Alessandro, e poi
in un secondo momento è arrivata anche mia figlia Arianna. Con loro abbiamo piano piano sviluppato, che adesso avrò il piacere di raccontarvi, come siamo arrivati agli anni 2020. Quindi da quei primi quattro cerchi... Una bella crescita proprio da poche persone fino a crescere, a svilupparsi in tutti questi anni, quindi anche se è rimasta un'azienda familiare, sicuramente poi comunque si è espansa. Certo che sì. E quindi dal 2005, chiamiamolo così, 2020, gli ultimi 15 anni, ogni anno c'era un'evoluzione, cioè continuamente abbiamo sempre cercato di investire in impiantistica nuove, con realtà, con situazioni nuove. Faccio un esempio. Quando un cerchio in lega prende una botta, si piega, non c'è maniera, non c'è una macchina che vai lì, acquisti la macchina, aggiusta il cerchio. No, abbiamo dovuto creare i macchinari per riparare il cerchio. Cioè, prima praticamente prima si buttava il cerchio, allora alla fine sostanzialmente? Bravo. Prima si buttava il cerchio perché anni, parliamo sempre anni 95-2005, gli anni del benessere, chiamiamolo così, okay, che tutto girava a mille, cioè tutti viaggiavano con macchine, ognuno cambiava, si rompeva via là. Però quando si è iniziato poi negli anni 2006, 7, 8, 9, la crisi, che è venuta questa crisi famosa del 2008 e poi non è più cambiata, perché dopo alla fine siamo sempre su quel livello. Ho capito che l'esigenza era anche quella di poter riparare i cerchi, perché il costo del cerchio è un costo abbastanza alto. Quindi se tu vuoi un cerchio di una certa qualità, originale, da 18, 19, 20 pollici, costano migliaia di euro, addirittura costano migliaia di euro. Quindi a quel punto si è deciso di convertire piano piano la maggior parte della produzione nostra nella rigenerazione dei cerchi. Quindi abbiamo aumentato quello che è il volume della rigenerazione dei cerchi e non abbiamo diminuito il lavoro per le aziende, per il cerchio nuovo. Però, insomma, abbiamo aumentato gli impianti, abbiamo aumentato il personale, finché siamo arrivati che attualmente, insomma, siamo a un bel numero di cerchi giornalieri prodotti e, diciamo così, un'azienda che dà lavoro a 15 dipendenti su 3.000 metri quadri di capannoni, quindi chiaramente, insomma... È una bella, una bella realtà, sicuramente. Bene. Poi ultimamente, prima ti accennavo che negli anni 95-2000 i cerchi erano 15, 16, 17 pollici. Adesso gli ultimi anni, specialmente gli ultimi anni, stanno aumentando in maniera dismisura il diametro del cerchio. Pensa solo che il Lamborghini Lurus che hanno prodotto due anni fa monta un 24 pollici, cioè un camion per esempio monta un 22 pollici, cioè, quindi stiamo facendo correre delle macchine che hanno i cerchi più grandi di un camion. E quindi, per fortuna, noi come azienda avevamo visto un po' avanti in questa maniera. E quindi abbiamo gli impianti che possono verniciare in automatico i cerchi da 24 pollici. Altri, invece, avevano strutturato l'azienda, cioè impianti per produzioni 15, 16, 18 pollici, e lì hanno dovuto convertire, smontare tutto, rifare impianti nuovi, quindi con spese notevoli, oppure chiudere. Noi abbiamo avuto la fortuna di pensare avanti e siamo riusciti a fare questi impianti in modo che possiamo avere la possibilità di fare anche cerchi di misure molto molto importanti, quindi se verranno fuori anche i 25, i 26, saremo in grado di poterli fare. È proprio vero che quando si pensa e si costruisce qualcosa, più spendi, poi alla fine meno spendi, perché fai un investimento iniziale magari sicuramente maggiore, però poi negli anni viene ripagato tutto, insomma. Certamente. Cioè, è chiaro che come imprenditore dobbiamo sempre vedere, guardare l'azienda non come una mucca da spremere,
ma da continuare sempre a dargli da mangiare bene per poterla mantenere più a lungo. Quindi l'investimento, il continuo investimento dentro un'azienda è fondamentale, secondo il mio punto di vista. Un'altra strategia che abbiamo adottato è quella di farci conoscere partecipando alle fiere. Quindi 10 anni fa, 12 anni fa, ci si è iniziato a fare le prime fiere del Moto Show di Bologna, per dire, all'Automoto d'epoca Padova, Automoto Retro Torino, cioè Motorbike a Verona. E lì, onestamente, era un po' titubante, perché i costi erano alti. Sappiamo che sono alti. Ancora sono alti. Per presenziare a queste fiere, perché dopo, come al solito, volevi fare anche bella figura, cioè volevi avere uno stand qualificato, avere insomma il personale, tutto quanto. Però devo dire che, e devo consigliare assolutamente, se un'azienda vuole far conoscere il proprio prodotto e quello che, specialmente prodotti di nicchia come sono i nostri, deve farsi conoscere. La fiere del settore sono le migliori cose che possono, i migliori soldi investiti, veramente, perché ti dico, partecipare a queste fiere ho avuto maniera di farmi conoscere e conoscere tantissime persone che, oltre a essere clienti nostri, sono diventati amici. Cioè, nel corso degli anni si è instaurato questo rapporto di lavoro, per carità, ma anche di amicizia. Cioè, io se devo girare l'Italia, ho l'imbarazzo della scelta dove andare, perché se vado a Roma ho il cliente da Roma che mi ospita, se vado a Palermo ho quello da Palermo. Cioè, hai capito? Cioè, nell'Italia, certo, in questi anni chiaramente ho avuto la fortuna di conoscere, di avere tanti amici, clienti e amici. Quindi quando hai un rapporto di fiducia con il cliente, tu sai che il cliente è a posto, perché sa che può fidarti di te. Certo, perché alla fine sì, il lavoro, come hai detto tu, è comunque, bisogna lavorare, certamente la pagnotta bisogna portarla a casa, però alla fine siamo persone, quindi avere un trattamento così anche amichevole con i clienti, poi è anche lì un... Non dico che sia fatto apposta, perché poi da persona a persona viene... può essere più naturale o meno, però anche lì una sorta di investimento, perché alla fine sono le persone che acquistano, non è che sono le aziende nel senso come materiale. Quello che dico io è che attualmente in tante aziende manca il rapporto umano, manca quel rapporto che io ho trovato quando ho iniziato a lavorare, cioè quando... Insomma, anch'io mi sono fatto i miei 10 anni dentro un'azienda dove c'era il titolare che passava, ti chiedeva come andava, hai problemi, la famiglia, con la famiglia stai bene, ti è nato il figlio, cioè, hai capito. Noi, con i nostri dipendenti, con i miei dipendenti, siamo, come posso dire, una grande famiglia. Cioè, qua dentro, per dirti, vige una regola che è questa, no? Noi produciamo tanti pezzi. E sai benissimo che un pezzo deve essere fatto a regola d'arte, perché se no ci sono delle contestazioni. Certo. Quando si fa un pezzo per noi, quando si fa un pezzo personale, vorresti che sia fatto nella maniera migliore possibile. Quindi qua dentro tutto il materiale che esce è come fosse suo, di quel dipendente o di quel tecnico che sta lavorando. Quindi ognuno qua dentro sta facendo questo determinato pezzo, ma lui, come fosse il suo, per lui. Quindi deve assolutamente essere fatto bene. E allora, di conseguenza, tu quando vai a mandarlo al cliente, il cliente sarà soddisfatto. Certo. Perché ribadisco sempre questo concetto: ci vuole l'imprenditore, ci vuole il datore di lavoro, chiamiamolo. Però, se non hai del personale adatto, che lavora con criterio, con coscienza, con la mentalità giusta, cioè non vai da nessuna parte, perché alla fine il lavoro non lo fa Gianfranco Bolzon, hai capito? Lo fa il dipendente, l'operaio, e quindi devono essere portati giustamente, sono dipendenti, deve essere
portati in palmo di mano, devono essere rispettati. Questo, cioè, io la vedo così, capito? Quindi, e qua dentro si è creato questo clima. Quindi io sono, vado in fiera, sto via una settimana, ma so benissimo che a casa la produzione va avanti, non ci sono problemi. Chiaramente ho mio figlio, i figli che seguono all'interno dell'azienda, però ogni dipendente è come fosse un mio socio. Questa è la realtà dei fatti, capito? Quindi, È la miglior cosa. Questa la vedo giusta, insomma. Nel frattempo salutiamo Luca che si è collegato, Massimo e anche Emanuele Festival. Emanuele è un altro grandissimo amico, perché un hobby che io ho, perché dopo lo ritengo hobby, è quello di organizzare degli eventi sportivi. E mi è venuto in mente 10 anni fa di organizzare un evento che purtroppo quest'anno salterà per questo discorso, certo, del coronavirus, che è Show Motor Live a San Martino di Lupoli. Quindi radunare una serie di attività sportive motoristiche, quindi dai quad ai kart ai drift e al freestyle, su un unico evento e coinvolgere una serie di motori, piloti e motori, per far vedere al pubblico cosa. E mi ricordo sempre che avevo l'idea di farlo al mio paese e la prima persona che ho chiamato per vedere se si poteva sulla pista, sul piazzale dove che avevo a disposizione per poter fare la pista di drift, ho chiamato Emanuele Festival. Ho chiamato Emanuele, ci siamo trovati e lì ho conosciuto Emanuele. Quindi con Emanuele, cioè, io devo dire, una persona splendida e squisita, veramente si fa in quattro per far sì, nel caso suo, di portare avanti quello che è anche la sua passione, che è il mondo del drift. Certo. E tra l'altro è stato uno dei primi campioni italiano e tutta questa cosa qua. Anche sì, con lui abbiamo sì fatto questo, cioè quello che è l'hobby, però i suoi cerchi, delle sue macchine, della sua Subaru, ci abbiamo sempre fatti noi, cioè, voglio dire, capito? Quindi dopo si instaurava sì il rapporto di amicizia, ma si instaurava anche il rapporto di lavoro. E assieme a lui tutti quelli che dopo sono stati piloti collegati a quel mondo e via, insomma. Certo, certo. Conosco anch'io personalmente Emanuele e confermo le parole che hai detto, sicuramente una persona fantastica. Tornando un po' sul tuo mondo, il mondo dei cerchi, ci hai raccontato appunto come si è evoluta la tua azienda e hai appunto accennato anche che a volte hai dovuto costruire delle macchine per rigenerare, per fare i cerchi. Parlando un po' di tecnica, magari ci puoi raccontare esattamente come funziona la rigenerazione del cerchio? Che ne so, ti arriva un cerchio danneggiato dove magari manca un pezzo, comunque è da riverniciare. Come funziona tutto il processo? Anche da pensare a come costruire una macchina per poterlo fare, visto che non esistono. Sì. Beh, allora, andiamo col dire una cosa. Non tutti i cerchi si possono riparare, perché chiaramente c'è un limite. Noi cerchiamo di riparare il cerchio sapendo che dopo va montato su una macchina e quel cerchio deve essere sicuro. Quindi siamo noi i primi a dire questo cerchio non si può riparare, anche se magari il cliente mi dice ma cavolo, costa 1000 euro, mi tocca spendere 1000 euro per acquistarlo. Non lo possiamo riparare, perché ne va della tua sicurezza. Quindi lì facciamo la prima scelta, eliminiamo quelli che onestamente, ripeto, non si possono riparare. Anche se il cliente insiste e vuole che sia riparato, noi non lo ripariamo. La sicurezza al primo posto. Al primo posto, cioè non si può fare a meno di questa cosa. Per quanto riguarda il discorso riparazione, raddrizzature, saldature, allora, nel corso degli anni abbiamo sviluppato un processo di saldatura tramite un dipendente che è ormai 20 anni che lavora con noi. Lui solo esclusivamente salda magnesio e alluminio. Quindi uno sa cosa vuol dire saldare alluminio e magnesio. Non è semplice. Ci vuole la persona umana, cioè non c'è un robot, non c'è una cosa. Quindi il fattore umano è molto importante. Quindi noi siamo sì un'industria
che facciamo migliaia di cerchi, però su certi casi siamo proprio artigianali, cioè proprio ci vuole l'opera della mano dell'uomo. In questo caso ci avvaliamo di una persona molto professionale che è in grado di fare questi lavori. Ed è lui che decide questo si può riparare, questo non si può riparare. Per quanto riguarda le saldature, sono saldature fatte a TIG con riporto di bacchetta di alluminio o magnesio, quindi si cola, si fa. Ecco, la differenza per saldare un cerchio in alluminio e un cerchio in metallo, cioè la classica saldatura del metallo, prendi due pezzi, li unisci, fai un cordone in saldatura e unisci i pezzi. L'alluminio non funziona così. Il pezzo che manca, se tu ti manca un pezzo del cerchio, non è che puoi appiccicare il cerchio e ci fai il cordone in saldatura. Bisogna che crei tutto quel pezzo lì, goccia a goccia. Quindi vai a fondere il particolare finché ricostruisci la parte mancante. Dopodiché inizia il lavoro di tornitura, fresatura, limatura, sbavatura per rendere il pezzo originale. È come che lo scolpissi, cioè, e non c'è... Sì, adoperi il tornio, la fresa, la mola, il trapano, ma queste cose qua, però c'è sempre il fattore umano che è quello fondamentale. Quindi questo è il primo step. Per quanto riguarda cerchi che sono deformati, cioè non sono più, vanno messi su un classico, come posso dire, stampo e controstampo, cioè nel senso che tu crei il cerchio che deve essere perfettamente rotondo, ci sarà una forma dove viene compattato e pressato in modo che ritorni nuovamente circolare. Chiaramente la figura dei cerchi sono fatte in tante maniere, quindi il canale. Quindi abbiamo dovuto adattare sagome, controsagome, stampi. È come fare un stampo di qualunque cosa. Ogni volta che vuoi modificare quel stampo, quel prodotto, devi modificare uno stampo o creare un altro stampo. Quindi abbiamo una miriade di stampi e controstampi per poter fare questo lavoro. E questo è l'opera di, chiamiamolo così, centratura e raddrizzatura. E per quanto riguarda il ciclo esatto di verniciatura di un cerchio in lega, non l'abbiamo inventato noi, è le aziende che producono cerchi, vedi OZ, vedi Speedline Course, che noi lavoriamo per loro, ci hanno dato il capitolato per la verniciatura del cerchio. Quindi noi abbiamo dovuto adattare tutto il processo che funziona così, quindi sverniciatura chimica del prodotto. Quindi dobbiamo togliere quello che è la vernice del cerchio vecchia, quindi sverniciatura chimica. Poi viene fatto un trattamento di micropallinatura per irrobustire la superficie e renderla uniforme. Poi viene fatto un trattamento di cromatazione a immersione che blocca l'ossidazione dell'alluminio o magnesio, perché a seconda di che materiale abbiamo. E poi qua si inizia col ciclo di verniciatura a polvere. Quindi verniciatura a polvere vuol dire che viene cotta a 180 gradi per circa 20 minuti, quindi è una verniciatura molto resistente e si compone da un primer, una tinta e poi un trasparente finale. La nostra caratteristica è quello che tutto questo processo viene fatto in automatico o semiautomatico. Non c'è l'uomo che fa la verniciatura del cerchio, ma è il robot, la macchina. Quindi il cerchio, i cerchi... come posso dire, a lunedì mattina il dipendente, se la sera prima ha bevuto e la mattina fa il cerchio male, non può farlo, cioè perché il dipendente controlla la macchina, quindi i cerchi vengono perfettamente tutto robotizzato. Un'altra piccola caratteristica noi che è importante, perché insomma, in Italia ci sono altre aziende che fanno rigenerazione cerchi, ma noi siamo gli unici che hanno gli impianti di verniciatura in automatico e verniciamo il cerchio interno e esterno. Quindi per noi, quando se tu vieni nella mia azienda, io non ti mostro il cerchio in facciata, perché so già che deve essere fatto bene, te lo mostro girato all'interno, ti faccio vedere che all'interno del cerchio è verniciato come fosse la parte come esterna. Fosse la parte bella. Cosa determina questo? Che tu, quando monti il cerchio sulle auto, resiste molto di più, dura molto di più, e in fase di lavaggio dell'auto, del cerchio, tutto il ferrodo dei freni che si deposita all'interno del cerchio non resta attaccato, ma viene pulito, perché avendo dato sia la tinta e sia il trasparente all'interno, il ferrodo non si attacca più.
e lavorando a 180 gradi. Mentre quello che mi preme dire... Probabilmente altri processi, altre aziende magari non fanno questo passaggio, quindi fanno solo la parte frontale probabilmente allora. Ecco. Io non voglio assolutamente fare nessun tipo di polemica con i altri imprenditori che fanno il mio lavoro. Io lavoro in questa maniera, altri lavorano in un'altra maniera. Certo. E ognuno decide di lavorare. Ognuno ha la propria politica. Certo che sì. L'altro aspetto estetico importante è la classico cerchio diamantato, che è quel famoso cerchio interno colorato di un colore e la facciata esterna lucida. Infatti io ricordo e mi hai fatto proprio vedere l'ultima volta sono veduto la macchina proprio di questa cosa, quindi è una cosa interessante. Allora, come si fa a fare un cerchio del genere? Ci sono due sistemi, in maniera diciamo così vecchia, dove tu vai a verniciare il cerchio di un colore e poi prendi la carta vetrata e vai a togliere la facciata del cerchio. In maniera molto spartana. Ma un lavoro molto, molto, come posso dire, terra a terra. Cioè, sì, hai ottenuto il risultato che hai il bicolore, ma chiaramente non è un effetto originale. Per ottenere l'effetto originale bisogna avere un centro di lavoro, quindi una macchina che possa far girare il cerchio a una determinata velocità, che abbia una sonda che vada a rilevare tutto il profilo del cerchio, fa un programma, quindi un CAD/CAM che elabori questo programma per fare un certo percorso, per poi l'utensile al diamante, perché si chiama diamantatura per quello, perché ha un utensile in diamante sintetico, e va a levigare la superficie. Questi piccoli segnetti di circonferenza fatti in maniera equidistante e con una determinata velocità permette di fare quell'effetto classico che si chiama arcobaleno, cioè quando tu dai il trasparente finale e metti il cerchio alla luce vedrai tutto l'effetto arcobaleno. Quella è la vera diamantatura. Noi siamo dotati, già 5 anni fa siamo stati uno dei primi ad adottare questo sistema. Adesso ne abbiamo 2 centri di lavoro per stare dietro alle continue richieste, e anche qui ho trovato una persona, che è colui che segue tutta questa lavorazione, che abbiamo sviluppato quello che è il percorso da fare, le macchine da acquistare, i CAD, i CAM, cioè tutto quello, e ho trovato questo programmatore che era venuto per vendermi il programma. Alla fine si è talmente innamorato dell'azienda che ha detto: ma non posso venire a lavorare qua da voi. E io ho detto: ok, vieni a lavorare qua. E difatti è qui con noi. Quindi hai capito, nel corso degli anni ho avuto anche la fortuna di trovare persone che sono venute a lavorare qua, ma perché sono anche appassionati di quello che stanno facendo, di quello che è. E quindi anche questo, che è il processo della diamantatura, un processo molto particolare, molto fine, siamo ad ottimi livelli, veramente. Bene. Diciamo che sì, questo effetto probabilmente viene fatto su cerchi di una certa importanza, perché non penso auto magari o storiche utilizzino questi... Ecco, allora qua ti contraddico. Ecco, bene. Perché il mondo dell'auto storica, faccio un esempio, la Fiat 1 Turbo usciva a quei tempi con i cerchi diamantati. Ecco. Adesso sai che c'è sempre un ritorno delle mode, sì, adesso le Delta, le Audi, il BMW, i Porsche. Adesso c'è un ritorno del cerchio, diciamo, della Fiat 1 Turbo. La Fiat 1 Turbo ha il cerchio diamantato, quindi stiamo parlando di macchine 40 anni fa e uscivano con i cerchi diamantati. E quindi il vero appassionato, il vero collezionista, oppure vuole fare la targa l'ASI, vuole fare la targa oro, sì, deve essere fatto in proporzione, costa più un cerchio da 14 pollici di una 1 Turbo che non 20 pollici di una macchina moderna, cioè tanto per essere chiari, perché lì bisogna lavorarli proprio, non sono fatti uguali, sono uno diverso dall'altro, perché le tolleranze una volta erano... Quindi ogni cerchio, anche se io ho 4 cerchi uguali, devo lavorarli tutti e 4, ogni uno devo fare un programma per lavorarli. Quindi è il mondo della 1 Turbo, del Maserati Biturbo, cioè queste stanno restaurando tutte queste macchine, noi siamo specializzati per questa cosa.
Che tra l'altro adesso auto tipo hai detto, hai accennato proprio uno turbo o macchine del genere, ha incrementato il valore notevolmente perché trovare delle uno Certo che sì. turbe, trovato uno, delle tur uno turbo ovviamente restaurate, prese bene, hanno un prezzo notevole. Allora, è come io prima ti ho nominato le Delta. Negli anni 2000 una Delta valeva 5-6 milioni, 7, 8. Adesso una Delta Evo 1 vale Ah sì, 50-60 mila euro. Cioè, esatto, per dire, prezzi assurdi. cioè, non sono. Quindi è così, il mondo, e dopo, ecco, il mondo del cerchio si caratterizza anche per un'altra cosa. Se io ti dico cerchio Delta e ti dico il Monte Carlo della Delta, cerchio Monte Carlo, è inimitabile, è quello ed identifica la Delta. Ti dico il cerchio Fuchs del Porsche, 50 anni che la fanno sempre quella linea, che insomma, Più o più meno, grande, più poi. piccola, più alta. Però, hai capito, il cerchio Fuchs è sinonimo di Porsche. Cioè, questo voglio dire, cioè, delle volte ci sono dei cerchi che sono talmente fatti per quel tipo di auto che te le ricordi una vita. Il Lamborghini Diablo, cioè lo Z, faceva i cerchi per il Lamborghini Diablo. Cioè, è un'opera d'arte, un cerchio a tre pezzi che si scompone a tre pezzi. È un'opera d'arte. Noi come azienda collaboriamo con lo Z, quindi tutto il mondo del restauro dei Lamborghini, dei cerchi Lamborghini dello Z li facciamo noi, perché Quindi lo Z probabilmente ha lo delle. facevi anche inizialmente quando è uscita, allora. Sì, cioè, allora il modello che preferisco più di tutti è il Diablo, quindi la mia macchina preferita è il Lamborghini Diablo. E naturalmente questi cerchi che noi. Ti dico, parecchie, ne abbiamo fatto parecchi clienti in tutta Italia che sono possessori di Lamborghini. Ti faccio un altro nome, Fabio Lamborghini, che è il nipote di Ferruccio Lamborghini, quindi che cura il museo Lamborghini, cioè tutte quelle che sono le macchine del museo Lamborghini, il restauro li abbiamo fatti noi, insomma. Quindi chiaramente per quello che prima ti ho detto, che nel corso degli anni siamo arrivati a avere conoscenze, amicizie molto importanti. Attualmente in azienda abbiamo i cerchi della Ferrari 312 di Niki Lauda, Formula 1, ex Niki Lauda, quindi là, e la Williams, abbiamo i cerchi della Williams, le ha acquistate un grosso industriale italiano e noi stiamo restaurando i cerchi, insomma, hai capito? E Quindi ci quindi sono appoggiati in noi. non solo auto, chiamiamolo stradale, ma ovviamente anche tutti quei cerchi per auto, ovviamente anche rally e Formula 1, praticamente basta sia un cerchio e voi lo potete fare. Sì, anche l'S4, Lancia S4, che insomma ci sono pochissimi esemplari fatti Sì. e diciamo che la gran parte di questi 20 esemplari che sono stati restaurati, il 99% dei cerchi li abbiamo fatti noi, anche quello proprio recentemente ho avuto la maniera di conoscere la famiglia Macaluso, cioè Gino Macaluso, dove è la fondazione Macaluso, loro hanno appassionati Lancia, hanno circa 40 auto. Dall'LC1 all'LC2 alla Stratos all'S4 e tutto quanto hanno fatto creato. È morto il papà, che era un appassionato di macchine da rally. I figli hanno creato questa fondazione. Io non sapevo chi era suo figlio. Si è presentato da noi, ci ha portato i cerchi da fare, dicendo: voi so che lavorate bene, quindi i miei cerchi dovete farli voi. Così nasce questa collaborazione, nasce questo corpo. Ah, mi ricordo sempre una cosa, un piccolo aneddoto, una piccola cosa che mi è successa un giorno, no? Era un sabato pomeriggio e ero a casa, diciamo così, disteso sul divano. A un certo punto suona il telefono, il mio telefono è sempre acceso, il telefono da lavoro è sempre disponibile 24 su 24. Insomma, prendo questa telefonata e buongiorno, io sarei il segretario del dottor Silvio Berlusconi. E io in quel momento ho detto, ma ero, tra l'altro era appena entrato in politica e io gli ho detto, no, beh, allora se tu sei il segretario, sono il segretario del dottor Maroni, cioè ero un po' filo Lega e quindi chiaramente ho fatto questa battuta. Però
L'altro dall'altra parte ha detto: no, no, scusa, scusa, scusa. Allora, il tuo numero me l'ha dato, mi ha detto il nome e il cognome della persona, e quindi ho capito che la persona, conoscevo la persona. Mi hanno detto che voi riparate i cerchi, io ho una macchina particolare che è del dottor Silvio Berlusconi da sistemare, un cerchio da sistemare, e non riusciamo a trovare il ricambio. Volevo capire se si poteva riparare. Bene, io naturalmente ho detto: guarda, nessun problema, vieni giù, mi mandi giù il cerchio, vieni giù, insomma, in qualche maniera troviamo il sistema. Questo qua lunedì mattina è partito da Milano con Certo. Ferrari, è arrivato col cerchio messo dentro, e io guardo il cerchio, effettivamente era messo in maniera molto molto disastrata, però insomma alla fine abbiamo capito che si può riparare. Fatto la riparazione, avviso il cliente, insomma, che il cerchio è a posto. Questo arriva giù a ritirare il cerchio, e questo guarda il cerchio. A un certo punto mi fa: ma non mi dite che lo avete trovato nuovo, perché qua non ci credo. Noi abbiamo girato il mondo per trovarlo, voi me ne date uno di nuovo, com'è possibile? Guarda, che non è nuovo, è rimesso a posto. No, non ci credo. Insomma, siamo andati avanti con questo discorso. Alla fine ho spiegato che noi l'abbiamo restaurato a posto, garantito e finito. Naturalmente mi ha pagato, ha voluto pagare il conto come che deve essere. Il conto era di una certa cifra. Io ho emesso la fattura, ho fatto una certa cifra, e lui ha voluto a tutti i costi, oltre alla fattura pagata regolarmente, aggiungere molto di più di quello che era il costo della fattura, hai capito? Cioè, io in quel momento mi sono sentito come per dire: cosa faccio? Accetto, non accetto? All'inizio ho detto: no, non voglio niente. E lui ha detto: no, io non porto via il cerchio se tu non ti tieni. Questo è un omaggio mio, un regalo mio, perché veramente avete fatto un lavoro stratosferico, tanto per dirti, capito? Quindi queste sono Anche soddisfazioni che soddisfazioni, ecco, esatto, soddisfazioni che ti fanno. alla fine, insomma, ho capito che c'è anche il Dio denaro, perché bisogna che ci sia questo. Però uno viene là e ti dice: no, questo non è il cerchio mio, me lo avete cambiato, me lo avete preso nuovo, È tu un gran capisci che complimento alla fine, è un gran è un gran complimento. complimento. Questo qualcosa che mi ricordo, insomma. Adriana chiede, quindi fate anche cerchi per quad? Allora, Per i sì, quad. allora, beh, nel mondo della rigenerazione ormai abbiamo sviluppato tutto. Facciamo cerchi per moto, quindi moto stradali, moto da corsa. Siamo come posso dire, sponsor di un team di moto da corsa, e naturalmente anche il mondo del quad. È una disciplina che amo, perché tornando indietro con i discorsi, ti ho detto che organizziamo Sì, eventi certo. per quanto riguarda motoristici, e conosco un pilota di quad che è Alex Rosman, che è il numero uno al mondo per quanto riguarda le acrobazie con il quad. E quindi anche quando è venuto a saltare per la prima volta a San Martino, che ha fatto il backflip con il Sì, quad, mi tutti ricordo, ci sono 30.000 stato persone anch'io. È sono una roba, rimaste rimani aperte, lì. perché girare un quad da tre quintali. E quindi anche a lui abbiamo fatto i cerchi, e naturalmente se questa Adriana ha bisogno di verniciare i cerchi, faremo i cerchi suoi. Ah, un altro piccolo: se hai altre domande, ci sono altre domande, me le fai, e se no ti racconto un altro piccolo. Mi chiede cosa ne pensi dei cerchi in carbonio? Allora, due soluzioni. I cerchi in carbonio sono molto difficili da trattare. Tengo a dire questo, che le competizioni adesso le hanno eliminati per il discorso della sicurezza. Però tutto il mondo storico, quindi parliamo dei cerchi storici, nascono, quindi Lamborghini Miura ha il cerchio in magnesio, cioè tutte le macchine che uscivano una volta avevano il cerchio in magnesio. Allora, il magnesio è una brutta bestia da lavorare. Però se il magnesio è stato protetto, cioè quindi non lasciato scoperto da vernice, si può lavorare. Se tu mi lasci il cerchio in cantina all'umidità, il magnesio a contatto con l'acqua e con l'umido si consuma, fa i forellini. Per quanto riguarda le riparazioni, noi siamo, come ti ho detto prima, abbiamo questo ragazzo, ormai insomma, un baldo giovanotto,
diversamente giovane, insomma, dico io, perché anche io ho 60 anni e mi ritengo ancora diversamente giovane, e ha imparato, insomma, la tecnica della saldatura del magnesio e riusciamo a fare dei bei lavori. Luca chiedeva della fibra di carbonio. Allora, la fibra di carbonio è un'altra. Stiamo collaborando con un'azienda che produce cerchi, dove stanno facendo il canale del cerchio in carbonio e la flangia in alluminio avvitata assieme. Stiamo, giustamente per esigenze di privacy, mercato. Stiamo lavorando. C'è una tecnica particolare di verniciatura, ma lo stiamo lavorando. Stiamo applicando a questa azienda. Cioè, devo dire che abbiamo delle aziende che lavoriamo per il cerchio nuovo, lavoriamo per i grossi, per dei grandi preparatori tedeschi, AMA, Switzer, Brabus, quindi lavoriamo per quelle aziende e prototipi di 4 cerchi, 8 cerchi, cioè lavoriamo anche perché la nostra realtà, allora, noi siamo a Treviso, Castelfranco Veneto. Sì. A 30 km di raggio ci sono 8 aziende che producono cerchi qua da noi. Due solo hanno l'impianto di verniciatura. Sì. Tutti gli altri, bene, poco o tanto, arrivano qua da noi per fare i prodotti speciali. Quello che è il, come posso dire, il lavoro di serie non lo facciamo, cioè non i grossi numeri, cioè le 20.000 ruote tutte bianche, non li facciamo. Facciamo i 100 ruote bianche, le 100 rosse, le 100 nere, cioè colori speciali, prodotti speciali, applicazioni speciali, in modo che vogliono doppi colori, perché ci sono aziende o anche clienti che richiedono cerchi colorati in determinate maniere. Quindi facciamo queste, siamo un po' specializzati in quello che sono prodotti un po' di nicchia, certo. Bene, altre domande non ce ne sono, se vuoi raccontarci l'altra cosa che ti era venuta in mente. Perché adesso mi è sfuggita, se devo essere sincero, comunque mi arriverà. No, quello che voglio dire è questo: fare questo lavoro non è semplice, perché ogni giorno abbiamo, come posso dire, tanti clienti nuovi, perché è un ciclo, cioè il nostro ciclo dura 5 giorni lavorativi, quindi ogni giorno ci arrivano clienti e dopo 5 giorni vengono consegnati. Quindi in Italia abbiamo circa 3.000 clienti e ogni giorno ci sono clienti nuovi, ogni giorno ci sono esigenze nuove, ogni giorno ci sono particolari nuovi. Quello che ti dicevo prima, arriva questo cliente con una donna, anche una bella ragazza, arriva con una 500 Abarth, tutta bella, sedili in carbonio, cioè bellissima, tutta nera, cioè veramente una macchina splendida, e deve fare i cerchi da 18 pollici, belli, ai cerchi neri lucidi su, macchina nero opaca, cerchi, bellissimo. E mi dice, che colore devi farli? Cioè io gli dico, lei mi mostra le unghie, ed è lo smalto delle unghie e mi dice che li vuole di questo colore. Io guardo naturalmente l'unghia e vedo che è un colore, cioè, scusami, no. Te li faccio. Cioè, non puoi volere su una macchina del genere. Insomma, alla fine è andata via. È ritornata per 3 volte, alla terza volta ho dovuto cedere perché lei voleva quel colore. Ah, no, cioè non c'è. E adesso non ho la possibilità di fartelo vedere, ma credimi, che lei era innamorata di questo colore, però onestamente su una macchina amante delle auto, vedere una cosa del genere proprio era una però a lei, quindi per 3 volte ho rifiutato di farla, tanto per dire. Quindi mi ha mostrato lo smalto delle unghie. Quindi proprio riesci anche a accontentare proprio i clienti, quelli più esigenti, non solo per ristrutturazione, ricreazione del cerchio, ma anche proprio come la verniciatura. Sì, ma cioè, ti dico, il nostro slogan è ne facciamo di tutti i colori, cioè, tanto per dire, però mai avrei pensato di arrivare a fare dei cerchi su determinate auto,
Ma lo sai che le donne sono molto fine in queste cose, loro devono avere la borsa in pandan con magari la scarpa e ovviamente, perché no, il cerchio in pandan con l'unghia. Cosa c'è di Certo che sì, male? però sai, Il problema è che insomma. se domani cambia lo smalto delle unghie, verrà a ritrovarti e ne fare un altro colore. No, per finirla è arrivato col compagno con la sua auto, un BMW bellissimo, nero, tutto tirato. E che colore abbiamo fatto i cerchi? Giallo fluo. Quindi, E vabbè. cioè, dopo alla fine devi, come posso dire, adeguarti. Giustamente il cliente desidera quel colore e noi facciamo quel colore, insomma. Comunque fa capire che siete anche flessibili e quindi potete accontentare un po' tutte, nel limite del possibile, chiaramente, ma potete accontentare un po' tutti i gusti. Ormai capisci, gli ultimi 20 anni, diciamo così, sono stati dedicati a questo mondo e ne abbiamo viste di cotte e di crude, cioè di tutti, come dico io, di tutti i colori, insomma. Quindi, però è un mondo, ti dico veramente, io quando mi sveglio la mattina vengo a lavorare contento perché ogni giorno vedo qualcosa di nuovo. Non è il classico lavoro che ogni giorno fai quel determinato, cioè delle volte ci arrivano dei cerchi che sono cioè, opere d'arte. Io prima ti ho nominato il discorso del Lamborghini, del cerchio dello Zeta, quello per il Lamborghini Diablo. Cioè, se tu lo vedi davanti, cioè, quello puoi fare, metterlo, esporlo al È un Louvre di Parigi, pezzo, hai capito? Cioè, voglio sono dire, pezzi perché unici sono veramente. veramente cosa è stato creato da noi abbiamo la fortuna di esserci dentro a questo mondo e quindi ci arrivano anche i cerchi della Ferrari, cioè vedi, sono cerchi in magnesio, canale cioè larghezza 13 pollici, cioè molto, molto larghi e fatti in una maniera, cioè, una maniera straordinaria e stiamo parlando di 40 anni fa, 35 anni fa. L'altro giorno ho preso in mano, sempre lo Z, fa i cerchi per la Formula 1, per Red Bull, Ferrari e via. Cioè, un cerchio pesa 3,6 kg, cioè, hai capito? Sono opere d'arte, cioè, non, delle volte mi domando come riescono a fare certi prodotti, si riesca a fare certi prodotti, e dopo che Certo. siano anche resistenti, perché, cazzo, devono insomma sopportare gli 800 cavalli e le È curve, le frenate. quella è la cosa più incredibile, cioè come un cerchio che lo prendi e sembra fatto di plastica, poi riesca a tenere tutta quella potenza, tutte quelle sollecitazioni che... Ti dico, per un anno abbiamo un'altra azienda in cui collaboriamo, aveva preso la gestione della fornitura alla McLaren dei cerchi della Formula 1. Quindi ogni gara loro producevano determinati cerchi che servivano per le tre monoposto e li portavano da noi e noi andavamo a verniciarli. Allora, quando arrivava questi 30, 40, 50 pezzi, arrivava il responsabile e dove si muoveva il cerchio si muoveva anche lui, cioè non potevi fotografare, cioè, non potevi assolutamente prendere. Il cerchio veniva pesato, veniva applicata tot vernice, quindi alla fine dell'applicazione della vernice veniva ripesato, perché doveva rientrare determinati pesi. Se non rientrava, dovevi rifare il tutto, cioè sotto controllo, ma proprio visivo, della persona responsabile. Finito il lavoro, venivano timbrati, marchiati, fotografati, scatolati e spediti via aerea su quello che era il circuito di competizione, insomma, dove correvano. Allora, fate capire, un mondo della Formula 1, ogni anno un team, i top team, Certo. consumano circa 800 cerchi per fare un campionato, perché il cerchio dura esattamente il tempo della gara, cioè dopo Che viene viene proprio buttato. smontato. Quindi 800, calcola che un cerchio del genere costa circa 3.000 euro, calcola insomma Cosa viene a costare? È solo un cosa viene a cerchio. costare. Quindi anche nel nostro mondo, insomma, siamo
viviamo di questi piccoli particolari e che riusciamo. Chiaro, non possiamo pubblicizzare, non possiamo fotografare, non possiamo dire niente, però dentro, cioè, i nostri ragazzi che sono qua vedono in anteprima quello che sarà il cerchio che monta, che monterà la prossima macchina che uscirà, insomma. Mi ricordo sempre del Lamborghini Urus, quando hanno presentato la Lamborghini, ha presentato la prima volta il Lamborghini, i cerchi, le due versioni, diamantata e verniciata, li abbiamo bracciati noi, quindi però non potevamo dirlo chiaramente, sì, fotografare, pubblicizzare. La Bugatti Veyron, sai benissimo che adesso è una macchina da 1000 cavalli, però quando hanno fatto la prima macchina, sì, il primo prototipo, i cerchi li avevamo sempre fatti noi, abbiamo le nostre fotografie. Caspita, tanta soddisfazione sapere. Però sono soddisfazioni che io sto raccontando a te, ma non posso chiaramente pubblicizzare e divulgare, però chiaramente posso dire che lavoro per questo, lavoro per quello, abbiamo fatto questo, però in quel momento non potevamo divulgare, certo, questo. È normale, sono parte della professionalità dell'azienda. Questo è un po' il nostro mondo, insomma. Beh, io direi che è un bel mondo, nel senso, da appassionato sicuramente mi è fatto piacere fare questa bella chiacchierata, che ormai siamo quasi a un'ora, ti avevo chiesto una mezz'oretta, quindi siamo andati lunghi. Ah, io, quando racconto ciò che vivo da 30 anni, non mi sforzo, non devo inventarmi le cose per dirti cosa ne penso. Certo, beh, si è visto chiaramente che è la tua passione, quindi proprio qui parliamo proprio di passioni per le auto, per i motori, quindi ci sta tutto. Sì. E, non so, vuoi dire a chi ci segue dove, vabbè, Vercar, insomma, ti possono seguire sui social, allora, e trovare... Vercar ha un sito, Vercar Rigenerazione Cerchi, dove, insomma, c'è tutto quello che serve per capire dove siamo, cosa facciamo. C'è un video che fa vedere l'azienda, che fa vedere, diciamo così, in maniera molto approssimativa il ciclo di lavorazione. Adesso stiamo sviluppando un nuovo video e niente, chi vuole venire a visitare l'azienda, nessun problema, mi chiama, viene in sede, gli facciamo vedere l'azienda. Abbiamo fatto dei raduni con club, se c'è qualche presidente di club che vuole fare, non so, organizzare il raduno del club Delta, faccio per esempio, e dire: bene, io apro la fabbrica il sabato, domenica mattina, si fanno il giro all'interno dell'azienda, si fa vedere come funziona e si può fare benissimo, non c'è nessun problema. Ah, un'altra piccola cosa che abbiamo adottato da un paio d'anni a questa parte è che abbiamo messo su strada due ragazzi, due dipendenti nostri, due furgoni, che uno fa il Veneto e uno fa il Friuli, dove che con cadenza settimanale passano gommisti, meccanici, carrozzieri, fanno ritiro e consegna del materiale. Quindi andiamo proprio per agevolare queste piccole attività, che di solito magari il gommista sono due o tre persone, cioè uno non può muoversi da Treviso, da Padova, da Verona, perdere un'ora avanti e indietro. Là. Quindi ci siamo dotati anche di questo servizio. Per quanto riguarda in tutta Italia, è comodissima la cosa. Uno non deve fare assolutamente niente, l'unica cosa che deve fare, se deve verniciare i suoi cerchi, metterli su quattro scatole, una scatola. Bene, a quel punto là deve solo chiamare il nostro centralino, dare l'indirizzo e noi a quel punto ci arrangiamo in tutto. Ti mandiamo il corriere arriva da noi, verifichiamo il cerchio, ti chiamiamo, ti diciamo che il cerchio ha questo, questo e questo, ti costa questo, viene fatto il lavoro, ti viene rispedito, garanzia, fai il pagamento, cioè tutto è tutto, come posso dire? Servizio a 360 gradi. Bravissimo, bravissimo. Naturalmente tutta la merce è garantita. Noi, se c'è una contestazione di qualunque tipo, perché può succedere che ti arrivi il cerchio e tu dica: ma mi sembra che ci sia... Non si discute. Prendiamo, lascia il cerchio dentro la scatola, veniamo a riprenderlo, vediamo qual è il difetto che tu hai stabilito che ci sia e te lo rifacciamo. Non c'è nessun tipo di
No, ma ti va bene, non ti va bene, ma ti ho pagato, non ti ho pagato, cioè, a posto. Quindi non c'è nessun tipo di... La garanzia del lavoro che facciamo sono i 2 anni di legge, che deve essere per legge, però noi aggiungiamo altri 3 anni. Quindi non, diciamo sempre a tutti i clienti che il lavoro che noi facciamo, se la vernice dovesse staccarsi dalla base, che sia Sì. passato 1 anno, 5 anni, rispondiamo sempre noi. Naturalmente la Questa cosa. vernice nel corso degli anni ha un leggero appannamento, scolorimento, quello fa parte dell'uso che uno fa della macchina, perché se tu lavi la macchina ogni settimana, Sì, beh, dai, 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 dai. penso anche il cerchio originale si comporti nella stessa Sì, è la maniera. stessa identica cosa. Ribadisco, cerchiamo, per quello che all'inizio ti ho detto che il nostro metodo è andarlo verniciare a 360 dentro esterno, perché diamo molta più riparo al cerchio. Perché se tu mi vernici il cerchio solo in facciata e me lo lasci sguarnito nella parte interna, la corrosione parte da lì e va a uscire davanti. Cioè, no... Mentre se io Ecco. ti blocco tutto il cerchio, te lo chiudo, te lo sigillo. È meno probabile che venga corroso, insomma, che venga attaccato. Naturalmente dopo ci sono errori che vengono fatti dai lavaggi, ma li sbagliano la dose, macchiano il cerchio, così, però non, in quel caso non c'entriamo noi, insomma. Però ribadisco, a livello Certo. di contestazione di lavori cerchiamo sempre di risolvere nel meglio possibile, senza star lì ma no, ma qua, ok, Bene, tutto. sicuramente sinonimo di qualità e comunque di azienda molto, molto seria, molto seria. Gianfranco, grazie mille per il tuo tempo, per averci raccontato la tua storia, insomma, dalle origini fino ad oggi. E veramente grazie di aver accettato, insomma, questa chiacchierata. E a questo punto io saluterei tutti. Quindi grazie mille anche a voi di aver partecipato a questa live e a domani per un'altra live. Ciao! Grazie e buona Pasqua a tutti. Buona Ciao. Pasqua a tutti, certo. Ah, e domani un'altra live con Alberto Cona, che tu conosci molto bene. Quindi Ciao Alberto Corona, anche lì un personaggio numero uno nel suo mondo, campione italiano quest'anno del mondo drift, quindi anche i Casata. suoi cerchi passano sempre dalla Vercar. Posso nominarti un altro campione, Manuel Vacca, cioè sono tutti personaggi che passano, che sono passati, passano, insomma, che hanno bisogno. Però permettimi un saluto particolare a Emanuele Festival, perché ribadisco, oltre ad essere un grande pilota, è una persona che stimo in una maniera veramente grande. Numero uno. Ciao Emanuele, Ciao, auguri a grazie tutti. mille e a domani. Ciao, ciao.